Vado. Stiamo scendendo verso le famosissime gole del Furlo, dove ci fermeremo per fare un video e un po' di rassegna stampa. È uno piccolo snack. Esattamente. Snack. Questo snack. È uno dei posti più belli del mondo. Guarda, guarda. Anche perché ci sono strani profili che cercheremo di vedere, a meno che non li abbiano cancellati, perché a volte si cancellano anche i profili. In ogni caso li vediamo, sappiamo esattamente dov'è il profilo, quindi sappiamo, perché è un profilo che è stato fatto dai boscaiuoli della zona, i quali hanno piantato le piante quando c'era si faceva il rimboschimento integrale, assieme alla riforma agricola integrale degli anni 20-40, e fecero appunto il rimboschimento. E il rimboschimento fu fatto in maniera tale che da lontano apparisse un certo profilo. E siccome, come dire, ecco le mura della Flaminia, erano le mura, vediamo se ci sono ancora, di epoca etrusca, non romana, perché quello è il formato del masso tipico di recinzione della strada di opera etrusca, cioè 80x50x50. Dritto. Guarda la segnaletica. Spegni e ripartiamo, dai. Sì, adesso no, un minuto che facciamo vedere la strada qui, quelle montagne rotte, vediamo fare verso laggiù, no? Sullo sfondo. Esattamente, guarda che tagli fenomenali per produrre. Ecco, guarda adesso appena dopo il ponte. Per produrre calcina, diciamo calcina. Eccola là, la montagna ferita. Stiamo scendendo, cari ragazzi, stiamo scendendo. E per il momento chiudiamo. Siamo entrati nel tunnel, attenzione qui, perché poi si taglia. Dove c'è la segnaletica se scende. Facciamo allontanare un attimo questo con la col coso, col mascherone, con l'autocaravan. Caravan Serra. Attento, che c'è scritto lì? Ponte di epoca romana. Ah, potevamo fermarci qua. Vabbè, lo stesso. Vedi che bel parco questo. E qui la gente ci si ferma, mangia, beve e fischia. Un salto.
meno che non l'abbiamo passato tutto. Forse quella era la strada. Locali di montagna. Era di qua. Devo andare di là. E magari questo ci porta giù, eh? No, andiamo di qua, che lì c'è il parcheggio, ci fermiamo. Cari amici, voi vedete laggiù il profilo, guarda il profilo. Sì. L'hai visto? Sì, quello è il profilo. Eccolo là, difficilmente si può vedere con... Non l'ho mai capita. Si sono inventate la marea dei campioni. Viva la piadina romagnola! Vabbè, questa è comunque è marchigiana. Marchigiana. È sostanzialmente diversa, però molto buona. Perché è sottile, molto sottile, pur essendo... si sente molto bene. Il locus, diciamo, lucus, giusto, il lucus fluminis, eccolo qua, l'abbiamo individuato. Questo lucus non ha... fluminis topini. Topini e furlensis. Eccolo qua. Allora. L'abbiamo detta. Allora, siamo fermi qui nelle vicinanze del passo del vero e proprio Gola del Furlo. E voi avrete visto i nostri filmati di avvicinamento, e siamo qui perché siamo diretti verso una grande manifestazione epocale, possiamo epocale dire. Perché diciamo c'è un prima e un dopo. Questa sarà una manifestazione di un prima e un dopo. Esattamente. Io vi invito, cari amici interessati a queste cose, ad acquistare questo numero di Nexus, che ancora nelle edicoli e nelle librerie
che ripeto. È una domanda capziosa, è l'uno e l'altro. E vi leggiamo, ecco qui, la ratio di questo convegno. Oggi è l'8 luglio. Fai vedere anche le varie organizzazioni che vi partecipano. Noi ufficialmente non partecipiamo perché non ci hanno interpellati. Ma non siamo nemmeno un'associazione antivaccini specificatamente. Ah, certo, certo. Allora, vaccini l'8 luglio a Pesaro per la libertà di scelta. Non siamo antivax. Termine deprecabile e in uso a chi marchia strumentalmente la libera opinione, ma persone che responsabilmente si pongono domande sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini. I vaccini rappresentano un'imprescindibile scoperta scientifica, ma oggi quel primato, lo sostengono gli stessi medici, è minato dall'insicurezza della pratica vaccinale e dalla dubbia qualità dei vaccini. Allora, chiariamo bene i concetti. Il vaccino nasce in un momento particolare della storia dell'umanità e noi dobbiamo dire, cari amici, quelli che hanno messo a punto certi vaccini sono benemeriti dell'umanità. Nel momento in cui però l'industria farmaceutica crea il vaccino esclusivamente per eludere tutto ciò che riguarda le obbligatorietà di informazione che sono connesse con i farmaci per le terapie già definite, in quel momento il vaccino non conta più un cazzo, è uno strumento puramente del marketing farmaceutico. Lo dobbiamo dire e quindi lo dobbiamo sistematicamente contrastare. E più il sistema governativo insiste, più il vaccino è uno strumento del potere politico di controllo della popolazione e perde sempre il suo significato terapeutico. Ma soprattutto di schiavizzazione della popolazione. Esattamente. Perché rende succubi dei vaccini, dei richiami, dei post-richiami, eccetera, fino all'età di 65 anni, come in questa decreto legge della Beatrice Beata Lorenzin. Beata nelle sue latrine. La ministra della corruzione. Che finalmente ci porta a palesare in maniera manifesta questa ideologia della distruzione dell'identità e degli stati, identità individuale degli stati, che ci ha portato alla situazione attuale. Esattamente. Allora, sempre per ritornare al manifesto che sta qui. Aspetta, noi chiediamo. Aspetta. Ok. Noi chiediamo libertà di scelta. In 15 paesi europei neanche uno imposto. L'obbligatorietà. No, voglio dire una cosa. Mi è venuto in mente ieri sera. Allora, in tutto questo, una manifestazione così importante come questa, che ovviamente richiamerà molte decine di migliaia di persone. Non è detto che vengono, ma le manifestazioni c'è. Comunque, una manifestazione di questa importanza andava segnalata in qualche telegiornale, in qualche giornale. Non c'è un giornale, un radiogiornale, un telegiornale che abbia detto qualcosa in merito. Il che dimostra, vedremo poi se lo metteranno a il posteriore. Il che dimostra che sono tutti venduti. Se c'era qualcosa che si poteva dire, io spiego meglio per i nostri amici. Chi è favorevole alle vaccinazioni lo sia e non me ne frega niente, anzi, se mettesse 550.000 aghi di vaccino al culo, lo faccia lui e non me ne frega niente, anzi, diventi un vero e proprio martire, istrice. Però il martire della vaccinazione. Un minimo di intelligenza ci dovrebbe essere, ma se il sistema comunicazionale italiano, quello ufficiale, non ne parla, ci sarà una ragione? Ci sarà una ragione. Anche per discreditare, certo. Ma non ne parlano perché ci deve essere il muro del silenzio. Se c'è il muro del silenzio significa semplicemente che noi abbiamo ragione e voi, testa di cazzo, avete torto. No, ma bisogna sempre ricordare a chi ci ascolta che non solo sono coinvolti in questa operazione 9 milioni e mezzo di adolescenti fino a 16 anni, da 0 a 16 anni. Tra l'altro i responsabili non possono nemmeno dire no. 55 milioni di adulti. Voglio dire, che cazzo ci faranno se non ci vacciniamo noi? Ci evitano il recupero della patente?
La reintegrazione del della patente? Ecco, sì, sì, gli verrà un'idea che per, sì, sì, per avere la patente dovrai esibire due cose, che non hai la sifilide, e allora a quel punto ci vuole però ci vuole la certificazione della ministra. La ministra deve venire a constatare che non, che non c'ho lo scolo, voglio la ministra. E questo mi ricorda tante cose della mia gioventù, soprattutto in relazione al Policlinico Umberto I, lo racconterò un'altra volta. Proseguiamo. In 15 paesi europei neanche uno imposto. L'obbligatorietà non fa crescere la copertura. In Germania e Regno Unito le vaccinazioni sono solo raccomandate con ottimi risultati di adesione. L'Italia ora ne somministra 12 per legge. Varicella, oltre al nostro paese, coercizione solo in Lituania. Anamnesi prevaccinale. Noi chiediamo tutte queste cose perché non sono una... come dire, un eccesso di garantismo, sono un obbligo di legge, perché la sicurezza, anche soltanto citare, che ne so, un principio fondamentale, che è il principio di precauzione, acquisito, accettato in tutto il mondo. Quindi noi si chiede anamnesi prevaccinale, vaccini puliti e sicuri, ovvero decontaminati da metalli pesanti. Innalzamento dell'età evolutiva del bambino prima di essere sottoposto a vaccinazione. Inoculazione in monodose. Costituzione di un vero ente indipendente preposto alla verifica della qualità dei vaccini. Oggi l'EMA ha disatteso questo auspicio e ha denunciato anche l'esimio professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano di ricerche farmacologiche. Scusate. E a denunciarlo è l'esimio professor Silvio Garattini. Attenzione che Garattini non vuol dire Garantini. Dietro c'è il vuoto. La parola Garattini non vuol dire Garantini, cioè garantista, perché Silvio Garattini non è mai stato un garantista. Siedi di là. No. Siedi di là. Buono. Lì, obbligo, ti riprendo bene. No, lì. Occhio, obbligo da parte del medico di informare. Mi fai paura, mettiti là. Ma no, non ti dico. Mettiti seduto là. Ma dammi retta, io ti immagini che. Poi dopo dicono che mi hai ucciso tu. È quello il mio cruccio. Non so se mai. Obbligo da parte dei medici di informare i genitori dei bambini sui reali rischi di avversione di questo farmaco. Attenzione. Cari amici, ci vuole il consenso informato per qualsiasi atto medico. Possibile che non ci debba essere per i vaccini, ma dove cazzo siamo? E per questo è per dire no al decreto della ministra Lorenzin sull'obbligatorietà vaccinale, testo che non ha nulla di scientifico né tantomeno di umano, che sabato 8 luglio dalle ore 18 saremo in Piazzale Europa a Pesaro. A manifestare con noi ci saranno anche quei medici contro i quali si è voluto o si vorrebbe agire con metodi che richiamano gli orrori di peggiori dittature. Davide Gramiccioli, portavoce della Giornata Nazionale per la Libertà di Scelta, Pesaro, 8 luglio 2017. Va tenuto presente. Va ricordato che vedere di nuovo questo. Va ricordato che martedì prossimo, cioè l'11 e mercoledì 12 e giovedì 13, in piazza del Parlamento ci sarà la fiaccolata. Va bene. Allora ricordiamoci che questa, cari amici, è la grande scivolata del sistema. Leggevo proprio su questo numero. Hanno pestato la merda. Ma la merda loro. Si sono pestati vicendevolmente. Questo è l'ultimo numero della verità. Mettilo bene. Il PD è arrivato al 22%. È sceso, non è arrivato. Scende. È arrivato, mettilo scendendo, bene. La discesa. Sta al 22%. Ci aspettiamo che raggiunga il 10% o il 5%. Ok? Poi leggeremo qualche altra cosa relativa a questo, perché ci dovremo trarre delle conclusioni. Voglio semplicemente farvi vedere un testo che è di qualche anno fa,
ma dove il titolo è più che mai eloquente. La guerra al vivente, questo vuole il grande capitale finanziario mondialista, ecologista, all'inverso, eccolo qua. Va bene. Detto questo, una piccola carrellata su questo bellissimo giornale, perché dobbiamo fare una conclusione. Leggi questo sul piccolo Charlie. Allora, sembrava che questo bambino fosse definitivamente condannato a morte. È stato questo giornale qui che, nel disinteresse di tutti, ha sollevato il caso e ha detto si può anche salvare. E io so che certi bambini in condizioni disperate si possono anche salvare. È successo nella mia famiglia, quindi lo posso dire a ragion veduta. Oh, poi farò vedere un articolo che è qui. A un certo punto due sostanzialmente silenti, come Trump e Franceschiello, si sono sentiti tirati per i capelli e hanno fatto un intervento che inizialmente il sistema anglosassone non ha accettato, gelosi come sono della loro, diciamo così, privacy. No, superiorità intellettuale. Sì, ma comunque per loro è privacy, per loro è veramente privacy. Andiamo a vedere i comportamenti di questa gente, sappiamo che privacy. Superiorità sociale. Questa gente qui ha anche perso l'ultima guerra, perché loro continuano a credere di aver vinto la guerra, hanno perso l'impero, hanno perso molto di più di quello che abbiamo perso noi italiani, anzi forse noi italiani ci abbiamo pure guadagnato. Siamo levati quei cancheri. Allora, detto questo, per dire, cari amici, ci richiamano dalla Somalia tutti i giorni. O dall'Eritrea, tutti venite per favore, sì, venite. Ci siamo pensato agli altri a farci il trattamento. E questa cosa qui è per noi di un'importanza strategica, non bisogna mai mollare, nella vita e nella lotta non bisogna mai mollare. Perché? Perché anche l'Inghilterra ha dovuto far marcia indietro. Di fronte all'opinione pubblica mondiale, suscitata inizialmente dai giornalisti di questo quotidiano, perché questo ovviamente io ho sentito la televisione ieri col cacchio che hanno riferito questo quotidiano, però noi siamo contenti perché chi la dura la vince. E per concludere, siccome chi la dura la vince, c'è un'altra cosa che voglio far vedere. Questo è, tra l'altro, è importante farlo vedere, perché tutte le cazzate che si sono inventate erano tutte cazzate per ridurre il processo di industrializzazione nei paesi non in precedenza industrializzati. Queste erano le ragioni per cui parlavano di queste cazzate. Siccome poi chi dovere ha risposto come chi dovere, perché la Cina se n'è guardata bene da dare retta a queste proposte, quindi le cose vanno perché devono andare così. Ma noi l'abbiamo sempre detto, sono periodi storici che passano. Ma contemporaneamente c'è anche un altro titolo che noi vogliamo citare. Questa è un'altra cosa gravissima. Esattamente, questa merdaccia di gente che specula sulle persone che non si sanno difendere hanno attaccato anche questa cosa qui. Vedremo se sarà il caso di vendicarci. E l'ultima cosa però che volevo far vedere, perché eccolo qui, vedi, i numeri del PD. Che dai brividi, siamo al 22%, eccoli qua, e ci sarà la scissione, e ci sarà, perché quando le cose vanno male i topi sono i primi a abbandonare la nave, sempre, e quindi anche qui i topi, sappiamo chi sono i topi, prima i topi, poi le cimici. Sì. I topi per prima sono quei vecchi del Partito Comunista, le blatte, poi le blatte, no, e poi i democristiani. Se c'è una cimice al mondo è la Democrazia Cristiana. E questa è l'ultima cosa che ve lo devo far vedere, perché è veramente significativo. Vediamo se riesci a leggerlo. Di questo bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo. Ragazzo, perché è un bravo ragazzo, lo facciamo. 25 anni in galera.
leggiamo: mafia, la Cassazione assolve Contrada, arrestato 25 anni fa. Allora questo dovrebbe avere almeno una decina di miliardi, di milioni di risarcimento, almeno. Se ancora campa, mi sa che era morto già. È morto. È vero, è morto. Beh, la soluzione viene sempre dopo morto. Se no, come fai? Allora, diciamo la nostra sul buon Contrada. Contrada era un personaggio dei servizi segreti, il quale ha avuto l'incarico... No, lavorava ufficialmente per i servizi segreti, non è che era un... sotto copertura, no, era ufficialmente dei servizi segreti. Certo. Lui e un altro capitano, Labruna, anche il capitano Labruna ha tirato le cuoia. Sono esponenti del servizi segreti con il compito di tenere i contatti con il sistema mafioso camorristico. Siccome al momento opportuno, poi alla fine, capito, è uscito fuori qualcosa. Ricordiamo sempre il colonnello. Il colonnello Mori. Io so molto del colonnello Mori. Quello di Montelepre. Ah, vabbè. Quello di Montelepre è veramente Giuliano, molto interessante, perché le faccende che sono avvenute Giuliano sono... E la sorella ancora oggi dice quello che è la verità. Certamente. Ma l'hanno detto anche nei film, eh? Lo sappiamo perfettamente. Ricordiamoci sempre i film di Maria Volonté. E da questo punto di vista dobbiamo anche ricordare che quel personaggio che era il comandante dell'esercito della Sicilia indipendente, colonnello, Sicilia indipendente stabilita dagli accordi mafia di Stati Uniti, di Cassibile, Stati Uniti, accordo di Cassibile, per cui poi sono arrivati a un compromesso per cui la Sicilia è rimasta italiana dopo il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, ma il Parlamento della regione siciliana equivale è al nostro autonomo. Senato è autonomo ed equivale al nostro Senato. I compromessi nella storia e nella vita si fanno sempre. Certo. Se no non ci sarebbero stati tutte solo le... che gli americani hanno tradito gli accordi una marea di volte. Certamente. Gli americani, e Craxi gliela ha fatte pagare. E loro hanno ritorto hanno fatto pagare su Craxi tutto quello che c'era di Tangentopoli, di Mani Pulite e quant'altro. Esattamente. E l'hanno fatto morire in esilio. In un video che noi in precedenza avevamo fatto, proprio l'altro ieri, si parlava proprio dell'intervista a Francesco Forte, che citava il caso dell'ENI di Mattei, dove risultava che Mattei era stato fatto fuori, vedi caso, dai francesi. Ripeto, e con questo concludo, queste persone qui, nel momento in cui vengono in un certo modo beccati, sono sistematicamente abbandonati dalle istituzioni e degli uomini politici, sistematicamente, e quindi li lasciano sistematicamente, sono come la coda per le lucertole, esattamente, preda di qualsiasi cacciatore. Quindi è bene che lo sappiamo perfettamente, questi sono i soli due nomi che io ricordo, però di testi a casa ne ho quanti ne vuoi, no? Dove di questa gente è stata messa in mezzo moltissima, non solo, ma anche quei poveri ragazzotti delle frange estremiste a cui è stato chiesto di mettere un petardo, invece erano bombe, avendo avuto poi le garanzie dei servizi. Come il tuo amico Sandrino. E quindi a questo punto, cari amici, noi qui la chiudiamo e ci rivedremo un'altra volta, ma non a Filippi, da molto Filippo. Prima. Ecco, da Filippo. Bene, sempre, bye bye. Sempre, so long. Sempre, lunghissimo. Attenzione che stiamo arrivando al furlo, il vero furlo, che non è una burla, questo è il vero furlo. Sempre che stiamo tornando indietro, no? Facciamo tre o quattro. Sì.
c'era il furlo nel comune di Acqualagna, dove la gente non si lagna. Ah, vedi dove passava? Ti ricordi dove stavamo noi prima? È passato la Mieti Trebbia questa qui. È vero. Macchine ferme vicino alle oscure grotte. Fai vedere la gola. Eccola qua, cari amici, eccoci nella gola del furlo. Le gole del furlo, eccoci qua. Il topino, eccola qua. La bella fanciulla podistica che va podisticando. E allora, una bella fanciulla locale. Ecco, fai vedere bene, dai. Eccoci qua. Cazzo, ma mi pareva che dovevamo ancora farlo. Qui viene benissimo. Fiume. Lento va il fiume, scorre lungo la prateria. Qui dobbiamo passare proprio dentro un passaggio molto stretto. C'è la curva, la galleria in curva, no? Eccola qua. Qua, là davanti. Passo nel furlo, eccolo qui. Non far vedere tante. Vedi, potevamo fermarci qua, Ma poi ci siamo scordati completamente, dai. Dov'era? È molto dopo, ricordiamocelo da ora in poi, che sta dopo Acqualagna. Qua la prima volta ci sono venuto una volta. Anch'io ci sono venuto. Quello da prendere. Ricordano tanto quelle montagne dei film dei Grand Canyon. Dei Grand Canyon. Il Grand Canyon del Billy Rossa Apache. Questo con la bicicletta elettrica. Nell'ora del 24.
vediamo sta roba qua, cazzo. Scendi, scendi e fai la ripresa. È rosso lì, da lì. Sì. Ci siamo, ci siamo. Si passa questo? Si passa. Ci manca pure che si ferma. Beh, beh, lo doveva sapere. Questa è la famosissima galleria. La strada Flaminia. Eccolo qua.